diario di questa estate che ha diviso l'Italia in due parti. Un nord con temperature basse e tantissima pioggia e un centro-sud afflitto da temperature elevatissime, soprattutto da una siccità di quelle epocali. Tanto che questa piccola pozza, in mezzo a un bosco, è diventata il rifugio di tantissime creature. Questi che camminano sull'acqua sono dei gerridi. I gerridi sono dei lontani parenti della cicala, dei rincoti. Sono degli insetti che hanno la capacità di muoversi sulla superficie dell'acqua sfruttando il fenomeno della tensione superficiale, proprio grazie alla loro leggerezza, a questi arti molto ampi, e poi hanno l'apparato boccale trasformato in una sorta di rostro, un rostro cannuccia che permette di perforare il corpo degli animaletti che cadono in acqua, magari assetati, per esempio tafani e moschi. Invece da questa parte ci sono questi brillanti coleotteri che si vedono sciamare sulla superficie. Sono dei girinidi, da non confondere con i girini delle rane. I girinidi sono dei coleotteri, nuotano sulla superficie dell'acqua e hanno un occhio particolare, diviso in due parti. Una parte per guardare sotto l'acqua, quindi con una particolare capacità di correzione del mezzo liquido, e una parte per guardare di sopra. Beh, tutto questo avviene a due passi da noi, in questi minuscoli ambienti, che sopravvivono a questa lunga e terribile estate secca.